Allora, mi sono decisa a fare e caricare il video. Avevo voglia, però non avevo tanta voglia di fare, capito, tutte le cose. Allora, prima di iniziare, volevo parlare di due prodotti. Allora, il primo è per Biagio che mi ha scritto, mi sono dimenticata di rispondergli, cioè nel senso non è che mi sono dimenticata di rispondergli, ma quando ho letto il suo messaggio ero in un posto inculato in montagna e non prendeva bene il telefono, quindi ho detto faccio così, gli rispondo nel video, così è tutto più bla bla bla. Allora, il balsamo che fa venire i capelli stupendamente meravigliosi, unici, magnifici, è questo. Balsamo Splendor al cocco, ma ti giuro ne basta pochissimo. Aspetta che sto crepando. Lacrimine. Ne basta pochissimo. Lo lasci tipo un minuto e mezzo, due, una roba così. E ti giuro su Dio. Mamma, poi c'è un profumo mega buonissimo. Madò, troppo buono. Cioè, perfetto questo qua comunque. Io l'ho preso al Conad. Non so se dove abiti. Tu c'è il Conad, però nei supermercati lo trovi. Costa pure poco, tipo 1,34 euro, una roba del genere. O 53, non lo so, però comunque fatto sta che è mega bellissimo, cioè troppo bello, ti giuro, compralo. È questo comunque. Ok, poi io mi devo togliere questa collana perché vi spiego, volevo farla bella, no? Però io c'ho questi nei, no? Che sono tipo ciccioletti, non sono nei piatti, c'ho paura che me li tocca, mi fa male, non lo so. Cioè, se mi metto tipo una collana larga, non mi interessa. Però, ai, o rigida. Tipo, ma queste qua, vedi come sono fatte? Cioè, tipo, qua se mi prende il ciccioletto vado a morire, veramente. Cioè, questo sarebbe un video tag, ma sto parlando. Il secondo è questo, che praticamente, allora, avrete visto sicuramente su Instagram che ho fatto la cassiera. E niente, non era un lavoro, nel senso che mio zio ha una Crai. E ha aperto una Crai con, come si dice? In franchising. E aveva bisogno di me per 2 giorni perché l'altra ragazza che lavora lì è, cioè mia cugina, è in ferie. E quindi sono andata là. Però ho visto questo struccante giardino cosmetico. Devo mettere la mano dietro perché non so se si legge così, è trasparente, no? E sono praticamente due oli biologici. Perché è tutto bio qua, non testa sugli animali, queste cose qua. Non che a me interessi, però siccome quelli fatti. Avevo provato uno, l'avevo comprato OVS, ma non mi ricordo più neanche la marca. Era tipo un boccettino così azzurro col tappo nero. Vi giuro, mi bruciava troppo gli occhi, tutto quanto mi faceva rimanere qua tutto ruvidino. E praticamente questo, devo ancora provarlo, però bisogna scuoterlo in modo che i due oli si mischino e passarlo col cotone. Dice che toglie anche il trucco waterproof, deterge. No, perfetto anche per make up waterproof, senza lasciare grasso e residui, rispetta la pelle delicata del contorno occhi e non irrita gli occhi. La rosa canina bio dell'Abruzzo esercita un'azione tonificante levigante. L'anice verde bio è nota per l'azione purificante e l'ama melis bio per l'effetto decongestionante sulla pelle. Tutti gli estratti provengono da coltivazione biologica. Boh. Poi stasera lo provo e vi dico se mi ha tolto tutta questa roba che c'ho in faccia. Ok, basta. Fine. Adesso inizio il video tag. Mi sono scritta le domande sul mio stupendo fogliettino. Un attimo, faccio youtubers delle mie brame. Video tag youtubers delle mie brame. Allora, sapete perché ve l'ho detto così? E non l'ho detto subito all'inizio? Perché io mi sono segnata anche le domande per il video tag vita segreta di una youtuber. E praticamente stavo guardando e stavo un po' però ho deciso di fare questo. Youtubers delle mie brame. Sono 15 domande, ce la possiamo fare. Tutto ok. Ah, apro parentesi, non ho fatto il video di cosa penso sull'amore che me l'ha chiesto Elena, se non sbaglio, e tutti volevate sapere un po' cosa penso sull'amore perché sono in un periodo un po' catartico in questo, ambito e quindi aspetto un po', capito? Cioè mi deve scendere e poi vi parlo bene di tutto quanto. Cioè, non vi sto a raccontare il mio problema, il mio fatto, il mio aneddoto, vi sto a raccontare solo quello che penso genericamente del fatto.
Poi avevo pensato anche di farvi il Draw My Life, ma fatto da me, cioè troppo figo. Ma non è che... Cioè vabbè, Draw My Life, fine. Non sto a raccontarvi tutto perché sennò qua non finiamo più, siamo già a 5 minuti. Allora, prima domanda, canali che segui sempre. Allora, sono davanti alla mia pagina YouTube, cioè il mio home YouTube delle mie iscrizioni. Quelli che seguo sempre, 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 sempre sono Meria8. Meria con la Y. Comunque, se riesco a mettere questo video sul computer e caricarlo da YouTube e non da Capture, l'applicazione dell'iPhone, vi metto il link sotto. Poi seguo. Vabbè, quello. La diva del tubo, assolutamente. Candy Cat. Queste sono quelle che seguo più in assoluto. Poi anche Gnappetta, ogni, cioè, sì, però seguo di più le altre. Poi, due YouTuber che ti è scaduta. Allora, la YouTuber che mi è scaduta è un po' Bambola Malefica. Perché, allora, vi spiego, io la adoro, nel senso, fa i trucchi mega belli come piacciono a me. E anche, cioè, nel senso... Il carattere mi piace, però l'unica cosa è che fa solo, 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 solo video dei trucchi. A me, cioè, non è che mi annoio, però mi piace di più vedere anche le robe tipo curiose, cosa c'è nella mia borsa, cosa c'è nel mio armadio, cos'ha un blog, cose così. Lei fa solo, solo dei trucchi. Non è che io li guardo lo stesso, perché comunque mi piace. Però un po' mi annoia dopo un po', non c'ho più voglia. Poi, tre, YouTuber che ti piacerebbe incontrare. Mi piacerebbe incontrare... Allora, Eleonora, i sogni della Ele. Poi mi piacerebbe incontrare Maria 8. Poi Queen Bee Makeup, la ragazza di Roma. E basta, solo loro. E Andrea Di Pre, se può valere come youtuber. Se può valere come youtuber. Sì, dai, anche Candy Cat mettiamo. Che già la seguo tanto e quindi se la incontro sono contenta. Poi, 4 youtuber che ti piace imitare parodia. Non ce n'è una che voglio fare la parodia perché... Cioè, nel senso, che paranoia. No. Cioè, non mi piace. Poi... 5 youtubers che hai scoperto da poco. Allora, ho scoperto da poco Chiara Paradisi, che è praticamente una ragazza, diciamo, giovane d'età, ma dentro è proprio matura, nel senso, ha 17 anni, ha una bambina mega stupenda, meravigliosa di 4 mesi. E io vi giuro, appena ho guardato il suo video... Cioè, mi sono, dico innamorata, però proprio mi coinvolge quando parla, è seria, è però simpatica, però è profonda, però brava, cioè ho scoperto lei. E basta, credo. E basta. Per intanto lei. Poi scegli no, segui youtuber straniere. Non riesco neanche a leggere quello che scrivo. Beh, segui youtuber, sì, seguo. Allora, Bland Sandol for MJ, che poi che io la adoro, cioè lei proprio, ve lo giuro qua del cuore ce l'ho, ve lo giuro. Vi metto il link sotto perché detto da me non si capirà un cazzo. Poi seguo quella non so se è straniera. Vabbè, Glitter Girl C. Queen of Blending. E poi Lauren Curtis che cioè, è troppo figa, è troppo brava. Ti sei disiscritta da qualche canale? Mi sono disiscritta da quello di Pepper Chocolate 84, ma non per la storia di Chernobyl. Perché a me non me ne frega un cazzo se quella lì gli ha detto vai a Chernobyl agli altri, ma cazzi suoi, cioè se l'hanno, l'hanno insultata dicendogli rumenotta, ha fatto bene. Io non so cosa è successo e non mi interessa. Mi sono disiscritta solo per il fatto che comunque lei fa solo video col ragazzo. Per lo stesso motivo per cui non seguo più tanto Bambola Male. Cioè, per il quale mi è. Cioè,
scaduta un po' bambola malefica, perché comunque non fa video che mi intrigano, capito? Video di haul, video di... Cioè, va in giro col ragazzo, to sono a Los Angeles, to sono in Cina, to sono in culo al mondo e mi annoio, cioè non mi interessa dove vai te, ma mi interessa vedere quello che compri perché io sono curiosa. Giusto o no? Poi... Vorresti collaborare con qualche youtuber in particolare? No, io voglio collaborare solo con chi mi offre una collaborazione seria, nel senso. Allora, io avevo scritto, avevo detto in un haul che volevo fare il video in collaborazione con altre ragazze sul trucco delle Winx, se non sbaglio. Non so perché mi trema la voce, sono emozionata. E una ragazza mi ha scritto che tra le altre cose anche lei è una che ho scoperto da poco e la seguo perché in molte cose abbiamo dei gusti simili e si chiama, e il suo canale è Jolie C. Metto il link sempre. E con lei collaborerò, poi vedrete per cosa, verso fine di ottobre, vedrete per cosa ho collaborato e quella mi sembra una bella cosa. Cioè, se uno viene e mi dice, guarda, collaboriamo perché tu sei Paola Ciao, col cazzo. Se uno mi dice, vieni, collaboriamo perché i gattini del Guatemala sono in pericolo, gli dico, va bene, collaboriamo, capito? Cioè, collaborare per una cosa che mi può interessare. Se uno mi dice, collabora così abbiamo tante iscrizioni, non me ne frega. Però in particolare nessuna, cioè voglio collaborare con chi vuole collaborare con me. Ecco, in particolare con quelle persone. Poi, ti meriti questi iscritti? Pochi, tanti. Allora, io ho una zia che sta Forlì. Non so neanche quanti iscritti ho. Sì, Paola. Ah, 351, cazzo, tantissimi! Cioè, per me che sono da su YouTube poco e tutte queste cose qua, 351 sono mega tanti per me. Cioè, e me li merito sì perché sono io, cioè nel senso, minchia, anch'io mi iscriverei al mio canale. Grazie, che bello! Poi, 10. Perché il tuo canale si chiama così? Il mio canale si chiama così perché mi rappresenta, perché sono io, Paola Ciao. Cioè, non è che potevo chiamare il canale Gina Lollobrigida, se io sono Paola Ciao. Cioè, nel senso, non ho un nome, cioè non ha una motivazione in particolare. Non capisco perché questa maglietta fa così schifo. Non ho un nome così in particolare, nel senso, Paola Ciao perché sono io. Perché così la gente sa che sono io. Perché mi riconosce. Perché Paola Ciao. Non c'ho un perché. Perché sono io. Può bastare come motivazione. Ok. Quanto tempo impieghi per girare un video? Beh, dipende da quanto devo parlare. Cioè, posso impiegarci un'ora come posso impiegarci 3 minuti. Dipende da che video devo fare, però in media sto sui 15 minuti, dai, in media. Quanti video hai caricato su YouTube? Io ho praticamente... E come faccio a contarli tutti? Scusate. Ok, 2, 4. 2, 4, 6, 8. 6 per 8? 48, giusto? 48 più 4, 52. 52, 53 con questo. Poi, guadagni con YouTube? Allora, no. Io non guadagno con YouTube, anche perché è un canale ancora piccolo, deve ancora crescere, ma poi comunque io non ho neanche capito come cazzo si fa a guadagnare con YouTube. A me mi è uscita una roba che posso diventare partner e credo sia quello, ma non ho capito, cioè, nel senso, boh. Mi ha scritto anche uno inglese, mi fa. Aspettate che ve lo leggo perché questo ve lo devo leggere. In inglese, ovviamente. No, mi ha scritto tipo... Cioè, vi faccio il riassunto in italiano, non è che sto qua a dirvi tutta la menata che mi ha scritto. Mi fa: ho visto il tuo canale e credo che siccome ha una buona udienza posso crescere. Vuoi diventare nostra collaboratrice, tutta una roba così, ma non mi danno né soldi né un cazzo. Loro mi dicono: vieni a fare parte del nostro gruppo così hai più visualizzazioni. Ma non mi serve il vostro gruppo per avere più visualizzazioni, pezzi di cani. Vabbè, comunque si chiama Adam Yearsley, se mi scrive anche a voi ditemelo. Poi sì, sto morendo. 14
14. Hai amiche su YouTube? Chi sono? No, non ho amiche su YouTube, anche perché io di amica ne ho una ed è Sara Ciao. E non ho avuto la possibilità comunque di comunicare talmente tanto con una persona da reputarla mia amica, ecco. 15. Hai mai litigato con qualche YouTubers? No. Né con YouTubers né con gente che mi commenta, perché io con 52 commenti che ho non ho neanche avuto un commento negativo. Cioè non è che adesso mo la voglio stare qua a menare, però nel senso non mi è mai capitato, cioè, ma poi perché mi devono insultare a me? Ma poi perché devo litigare? A parte che io non litigo, cioè non litigo manco con chi dovrei. Figuriamoci se litigo con una persona del genere, con persone virtuali, cioè. Aspettate. Ok. E niente, il video è finito, 15 minuti 53, non sbaglio un cazzo, non manco un colpo, non è, dai, è bella lì. E niente, vi saluto, vi mando due baci, perché a Bergamo si fa così. E poi volevo salutare Bea. Volevo salutare Chiarettina, che lei sa chi è perché vuole essere chiamata così, e volevo risalutare Biagio, perché poverino è da 30 anni che mi sta chiedendo di salutarlo, e lo risaluto mega 30.000 volte, così almeno. E basta, cioè, è bellissimo fare, perché così non ti sporchi le mani. E niente, poi vi faccio un makeup collection e tutte queste cose qua, poi forse farò anche un haul perché devo andare a fare delle comprette oggi pomeriggio e domani mattina. Quindi niente, questo è il mio super video. Guardate che bel rossetto. Adesso va anche di moda. Volevo mettere quello nero per fare proprio la pazzotta. Però niente. E comunque ragazzi, grazie per avermi detto che sto benissimo, ma io mi rifaccio la frangia perché uno mi manca. E secondariamente cose, io con i capelli sciolti senza frangia non mi vedo più, cioè non mi. Capito? Cioè non mi fiacco, mi viene da far così. No, non mi vedo più, cioè mi piaceva la frangetta quella fatta così, la rivoglio e la rifaccio. Scusate, ma. Ottimo, ottimo! E niente. Volevo farvi vedere ancora qualcosa, ma me lo sono dimenticato. Ok, ciao, ci vediamo al prossimo video.